la conferenza che terrà oggi la dottoressa Francesco ha questo titolo che avrete già notato, mi auguro che abbiate già letto anche l'abstract della conferenza. Io ho tre fratelli, no? Ernesto, Paolo e io. Una frase che dal punto di vista di un grande psicologo sperimentale come Piaget poteva essere considerato il segno di una difficoltà di sviluppo mentale, no, del bambino che l'aveva detta, e che invece nella prospettiva psicanalitica può prendere un significato molto diverso, delle implicazioni estremamente, e può portare molto lontano, insomma. Non è soltanto un deficit come dire, cognitivo in questione, ma c'è un surplus, ecco, di questioni che questa apparente diciamo, errore banale, ecco, che il bambino ha fatto nel dire questa frase. Insomma, la psicanalisi guarda oltre, diciamo, gli errori di grammatica, ecco, si può dire così. Anzi, guarda gli errori di grammatica, i lapsus, abbiamo già detto, insomma, tutto ciò che nel linguaggio si disfa, no? Quello che si, insomma, che si sfarina un po' nell'ordine del linguaggio ordinario, come appunto una via d'accesso a delle questioni invece fondamentali. Ecco. Non si ferma davanti all'errore di grammatica, come appunto vedremo in questo caso, a partire da questo punto. La dottoressa Francesconi è non soltanto una psicanalista molto nota in Italia, anche perché è stata presidente della scuola lacaniana di psicanalisi, ma appunto nella migliore tradizione della scuola lacaniana di psicanalisi è anche una ricercatrice, una studiosa. Questa è una grande qualità che i psicanalisti in generale, in particolare la scuola lacaniana, ha, di articolare la clinica e la ricerca, ecco, di non considerare mai la clinica, se capisco bene, ecco, insomma, come l'applicazione, come dire, di un metodo precostituito in cui si riaggiustano, come si suol dire, no, le rotelline che sono fuori posto a tutti noi, credo, insomma, più o meno, ma che l'attività, l'esperienza analitica, quello che ho imparato da loro, che ho imparato dagli amici della scuola lacaniana, che l'esperienza psicoanalitica presuppone uno sforzo di ricerca, uno sforzo di studio che ci dice molte cose, insomma, credo che ci dica anche qualcosa sull'importanza di considerare l'esperienza educativa. Questo è un corso per educatrici di infanzia, educatori di infanzia, quindi su un argomento, su un terreno straordinariamente aperto alla ricerca, allo studio, eccetera, che anche l'esperienza educativa degli educatori di infanzia debba essere proiettata verso un percorso di ricerca. Ecco, vi ringrazio già della conferenza di città. Grazie al professor Russo per questa introduzione così interessante, così pertinente effettivamente per quanto attiene proprio a ciò che la psicoanalisi è, allo strumento che la psicoanalisi ci dà nell'approccio nell'approccio al bambino, nell'approccio al soggetto come tale. E partirei proprio da un'osservazione che il professor Russo ha fatto riguardo al linguaggio, ovvero a quei cosiddetti errori di grammatica che la psicoanalisi non affronta, non ascolta come dei segni di fatica mentale, distrazione, come uno sbaglio, come una cattiva applicazione delle nozioni dell'uso del linguaggio, ma che la psicoanalisi, anzi, su cui punta la sua attenzione molto precisamente, perché è proprio attraverso l'inciampo, l'apparente errore grammatico e sintattico, come vedremo, è proprio in ciò che nel linguaggio zoppica e non funziona e fa dire al soggetto di più e altro da quello che aveva intenzione di dire, che cogliamo
la manifestazione dell'inconscio, cioè di ciò che dentro il soggetto opera in lui, al di là di lui, e che gli fa compiere gli atti che compie, gli fa dire appunto più di quello che lui pensava. È l'inconscio che in qualche modo ci conduce dal nostro interno, è qualcosa di noi più di noi. E l'inconscio fa capolino attraverso ciò che zoppica, attraverso ciò che non va, attraverso ciò che nel rapporto tra il soggetto e l'altro interferisce, disturba. Nell'esempio dell'errore di grammatica, l'altro è come dire il tesoro della grammatica, della sintassi, e la modalità d'uso del linguaggio, l'altro, no? Il codice, no? Una determinata lingua. Tra il soggetto e l'uso di questo codice, l'inconscio interferisce e disturba, e introduce qualcosa che, per così dire, fa parlare il soggetto non bene, no? Gli fa compiere degli errori, gli fa compiere dei lapsus. E questo la psicoanalisi lo vede non come un deficit, come un uso deficitario, improprio, errato del linguaggio, ma come la via, diciamo, di manifestazione dell'inconscio. Se l'uso del linguaggio fosse assolutamente adeguato da parte di ciascuno, se ciascuno fosse perfettamente padrone del codice della sua lingua, se parlassimo perfettamente senza inflessioni, senza piccole ripetizioni, senza quelli che fanno anche i tic, no? Nello stile comunicativo di ogni persona. Senza questo non potremmo avere accesso all'inconscio. L'inconscio sarebbe impenetrabile per noi, un'entità trascendente forse, di cui non si sa se esiste o meno, ma sarebbe qualcosa a cui il soggetto non ha assolutamente accesso. È proprio perché ci si sbaglia che si indovina qualcosa al di là del soggetto, qualcosa che al di là del soggetto e al di qua del grande altro sociale, cioè quella posizione intermedia che l'inconscio ha tra l'individuale e il soggetto stricto senso, cioè in quanto tale, no? Il soggetto in quanto entità separata, no? dagli altri, e l'altro. L'inconscio fa, bussa, altera, disturba, fa i piccoli dispetti di lingua in questa giuntura. Allora, la complicazione, la grande complicazione dell'essere umano è che non basta per lui, a differenza che per tutti gli altri animali, non basta nascere, no? Nascere non è semplice per il soggetto, per l'uomo in senso generale, no? Per l'individuo, perché nascere non è venire al mondo biologicamente per un soggetto. Nascere è tutta una, come dire, trafila di assunzioni identitarie. Si nasce, come appunto, no? Mostrano i complessi familiari e lezioni del professor Russo fanno da riferimento, no, su questo. Nascere è nascere in un complesso familiare, ovvero con dei nomi già pronti, no? Nasco come fratello, come sorella, come figlio, come amico, no? L'altro mette già a nostra disposizione queste identificazioni standard, no? Queste identificazioni attraverso cui noi apparteniamo a un insieme, come uno tra gli altri. Siamo un fratello come gli altri fratelli, no? Siamo un figlio come gli altri figli. Ecco, però questa assunzione identitaria, questa necessità di passare dall'altro
per essere, per esistere, cosa che non ha appunto il cucciolo animale, no? Non ha il problema di nominarsi fratello di un altro cucciolo, no? Mentre l'individuo umano ha questa, è impegnato nella ricerca di al contempo di un proprio elemento di distinzione rispetto agli altri, ma nello stesso tempo un elemento di comunanza rispetto agli altri. Cioè nascere per un soggetto umano non è scontato. Ci sono degli individui che non nascono mai, anche se sono al mondo, nel senso che per la psicoanalisi nascere è qualcosa di simbolico, è trovare il proprio tratto di distinzione, trovare che cosa si è, no, nel consorzio umano, al di là dei ruoli, diciamo, che il consorzio umano ci dà, e anche al di qua di questo, no? Cioè ciò che l'individuo è nella sua singolarità, che lo distingue dagli altri. Quali sono i significanti, dice Lacan, quali sono i termini linguistici, no? Gli aggettivi e i nomi che fanno per lui particolarità, no? Il fatto che si sia in due o tre fratelli non vuol dire che si sia tutti uguali, anche se fratello è lo stesso nome per tutti e tre, no? C'è qualcosa che contraddistingue l'individuo, quindi nel prelevare nell'altro il proprio nome deve trovare quel significante che lo nomini nella sua appartenenza, quindi in modo, diciamo, generale, ma anche nella sua singolarità. Questo implica un lavoro faticoso, diciamo così, no? Nel senso che comporta una ricerca, solo in questo senso, che può essere molto più faticoso non nascere e subire i nomi che l'altro ci dà. Quindi occorre per il soggetto fare tutta una ricerca, trovare i significanti, le parole che gli si attagliano meglio, prelevate da ciò che è comune, ma allo stesso tempo singolarizzate. Quindi c'è questa tensione continua nell'individuo tra collettivizzazione nel piccolo insieme, che è la famiglia, no? La famiglia è quel piccolo laboratorio di società, no? E dove il soggetto fa le prove su ciò che è, no? Insieme agli altri, fa le prove della sua singolarità e appartenenza nello stesso tempo. Quindi la tensione tra appartenere a un collettivo e la particolarità di ciò che l'individuo è una tensione costante con cui l'essere umano ha costantemente a che fare e di cui la psicoanalisi si fa carico e attraverso cui la psicoanalisi apre al soggetto il cammino per trovare dove collocarsi tra l'individuale e il collettivo, no? Dove individuarsi al di là di se stesso, negli altri, e al di qua degli altri, nella sua particolarità. Quindi vedete che cioè, l'individuo umano non è un essere sociale così, non va dato per scontato questo. È un essere diviso tra legame sociale, che è appunto l'insieme di quei significanti che lo fanno uno tra gli altri, e invece sua singolarità, no? Che è piuttosto qualcosa dell'ordine della sociale, se vogliamo, no? Del de sociale. Ecco, Jacques Alain Miller, che nel suo corso Se chi fe un signe, che è un corso inedito tenuto a Parigi, fa valere, diciamo, questa tensione, no? tra l'idealizzazione, cioè il legame sociale, e invece lui dice, no? Una sorta di soddisfazione un po' cinica, perché è una soddisfazione in un certo senso, no? è un registro di una singolarità così assoluta del soggetto che riguarda la sua intimità più profonda, riguarda anche
il modo della propria soddisfazione, no? È questo che contraddistingue l'individuo nella sua singolarità. E dice, Giacalè Millet dice una frase molto, molto simpatica, dice in fondo l'aspirazione di ognuno qual è? È di essere naturalmente il migliore, no? Ciascuno tende nell'insieme con altri a la rivalità, diciamo la rivalità speculare è nella struttura dell'essere umano, no? Ciascuno tende, dice Millet, ad essere il migliore nel proprio genere in cui è il solo. Quindi la tensione con l'altro, ma anche la tensione con se stesso, no? Essere il migliore nel proprio genere in cui lui è il solo. Vedete come è controversa, divisa, combattuta questa tensione tra l'individuale e il collettivo. E del resto la psicoanalisi tutti i giorni, diciamo così, constata, no? Come l'individuo che si rivolge ad essa, no? Esordisce spesso così, no? Io mi sento di troppo, mi sento inadeguato, mi sento che ce l'hanno tutti con me perché sono diverso. Cioè, lo statuto del soggetto che cerca se stesso, che chiede un aiuto, che chiede un aiuto a collocarsi nella sua singolarità, lo statuto da cui parte è sempre quello, in un certo senso, dell'eccezione, negativa o positiva che sia. Cioè, insieme agli altri io mi sento di troppo e ne soffro. Insieme agli altri io mi sento che ce l'hanno con me perché sì, sono diverso. Cioè, il soggetto nasce in questa tensione col collettivo che lo pone in questa, tra virgolette, eccezionalità. Quindi la spinta, diciamo, del soggetto è quella di inclusione in un insieme, ma è anche quella di esclusione, si sente escluso, è uno degli avvii, no? Dei primi avvii di un'esperienza psicoanalitica. L'esempio che fa da titolo intervento, ho tre fratelli, Ernesto, Paolo e io, e appunto descrive, come dire, proprio questo eccettuarsi del soggetto rispetto a una serie, descrive una serie, Paolo, Ernesto ed io, no? E enuncia, no? Snocciola questa serie da una posizione che non vi è compresa, si nomina due volte, si nomina come facente parte del collettivo e si nomina come la voce fuori campo che dice ho tre fratelli, non dice siamo tre fratelli, che sarebbe corretto dal punto di vista della grammatica, dice ho tre fratelli, Paolo, Ernesto e io. Piaget dice è una forma, no? Non è ancora passato il bambino al ragionamento logico-deduttivo, no? È una forma di, mi sembra che dica predicato bi-argomentale, no? Deve aspettare di maturare per correggersi. Invece Lacan dice no, perché in questo errore, no? Noi, è un errore che noi non facciamo, noi adulti, no? È, lo considereremmo un lapsus, è un lapsus in fondo, no? Ma vedete come il lapsus è prezioso, perché è solo attraverso il lapsus che noi possiamo cogliere che è della struttura del soggetto umano, no? Collocarsi e nell'altro e al di qua dell'altro. Si conta nell'altro come uno dei tre fratelli e vi fa funzione di mancanza, dicendo ho tre fratelli è fuori dalla serie, quindi manca alla serie,
Non sono in quattro. Ho tre fratelli, Paolo, Ernesto e Dio, e io che ve lo dico. Lui non è il quarto, è il terzo. È chiaro questo? E si conta nell'altro, ma vi fa mancanza nello stesso tempo. Quindi, contandomi nell'altro, col mio tratto, col tratto di fratello, appunto, con questo nome che l'altro mi appioppa quando nasco, senza spiegarmi di cosa si tratti, no? Cioè, i bambini danno per scontato, capiscono già da subito che cos'è essere fratello. È una, come dire, una nominazione pret-à-porter, no? Non ha bisogno di essere spiegata dal papà o dalla mamma, no? Quindi, contandomi nell'altro con questo mio tratto, io mi distingo al contempo, come io dagli altri fratelli. Ecco, quindi vedete che questo è un leitmotiv di Lacan, no? Quando Lacan dice l'altro, l'alterità, il mondo simbolico non è un tutto, no? Non è un tutto, non c'è già tutto nell'altro, no? Perché al momento in cui io parlo sono fuori, no? Mi rappresento nell'altro come un fratello, ma la voce che parla e dice ho tre fratelli non è rappresentata, perché altrimenti saremmo quattro. Sarebbe ho tre fratelli, Paolo, Ernesto, io e Dio. No? Si andrebbe avanti, quattro, cinque, come dire. No? Se io cerco di questo io che parla, di rappresentarlo nell'altro, resta comunque qualcosa fuori campo. È molto importante il fuoricampo anche nel cinema è molto importante. Io recentemente ho dovuto fare un lavoro, per esempio, sulla pornografia e ho imparato che nei film pornografici uno degli elementi fondamentali è l'abolizione del fuoricampo. Cioè c'è tutto rappresentato, il rapporto tra i sessi è completamente rappresentato e manca il fuoricampo sia come voce fuoricampo, sia come il classico fuoricampo del cinema, no? Come rappresentazione al contempo di una scena che si svolge altrove. È molto importante questo, perché tutto rappresentato con l'abolizione del fuoricampo è un'alterazione del simbolo. No? Infatti la pornografia è un'alterazione della rappresentazione. La pornografia pretende di rappresentare tutto nel rapporto tra i sessi, riducendolo a rapporto visibile tra gli organi, no? Ma non è tutto rappresentabile nel rapporto tra i sessi. Lacan dice il rapporto sessuale non esiste, e non vuol dire che non esista la congiunzione tra uomo e donna, no? Biologica. Vuol dire che non c'è un modo attraverso cui il soggetto maschile e il soggetto femminile possano realizzare, come nella biologia, una complementarità. C'è sempre il malinteso, il non incontro, o l'incontro di momento. E il lavorio perché un incontro si ripeta, ma niente è dato per scontato, niente è scritto, niente è rappresentato. Chiusa parentesi. Quindi io prendo il mio posto nell'altro come fratello, Paolo, Ernesto e Dio, insisto perché insomma, spero di essere chiara, voi se non sono chiara naturalmente tanto me lo notare, perché possiamo anche interromperci un attimo, mi fate una domanda e torniamo su alcuni punti per ripassare poi al ragionamento successivo. Quindi trovo il mio posto nell'altro come fratello, adesso io prendo dall'esempio che Lacan appunto preleva da Piaget, nel seminario 11 lo trovate, nelle prime pagine trovate la ripresa da parte di Lacan, nel seminario sui concetti fondamentali della psicoanalisi,
io prendo l'esempio fratello, ma non è che il figlio unico non trova rappresentazione nell'altro. Diciamo che il figlio unico ha un lavorio supplementare nel trovarsi come uno tra gli altri, deve fare un lavorino in più, no? E questo lo svantaggia dal punto di vista del trovare ciò che lo accomuna con gli altri, no? Quel laboratorio che è la famiglia. Però lo può avvantaggiare da un altro punto di vista, perché lo centra di più sulla sua singolarità. Comunque, stiamo al significante, stiamo alla parola fratello. Ma grazie, bellissimo. Segna qualche cosa che dici così. Sì. No. Quindi, quando io dico, appunto, non ho capito bene il titolo, quindi da dire sono persa. L'io, Paolo Ernesto è Dio. L'io, chi è il fuoricampo che si nomina in io? Perché quattro fratelli, non ho capito, sarebbero No, quattro. Sono tre. No. Sarebbero quattro se il soggetto che parla fuoricampo si rappresentasse, se fa lo sforzo di ridurre l'io che parla a l'io che è rappresentato nell'altro, diventano quattro. Per assurdo. Ma è proprio perché chi parla non è rappresentato nell'altro che sono tre e l'altro è non completo. Perché nell'altro l'io che parla non trova la rappresentazione. L'ha già trovata, non la può trovare due volte. Quindi chi parla da fuori non è inserito, Paolo. Esatto. Esatto. Chi si è compreso, diciamo. Esatto. Okay. Non ha una sua rappresentazione, il significante fratello non gli basta per dirsi. Comprendersi per fratelli. Sì, per dirsi chi è lui. Chi è lui è quello che parla fuori. Quindi ecco, appunto, è molto pertinente la sua domanda, perché appunto il soggetto da una parte decompleta l'altro, cioè chi parla non è rappresentato lì, questo è chiaro, e dall'altra parte è in sovrannumero, è il ragionamento che spesso i soggetti, no? Detti nevrotici, no? Portano subito dalle prime battute nella domanda di un'esperienza, no? Mi sento di troppo e nello stesso tempo mi sento di meno degli altri, no? È in sovrannumero, perché appunto è più di questo trio, è qualcosa di più di questo trio, e nello stesso tempo è in iponumero, no? Fa decompleta l'altro, perché l'altro non arriverà mai a Quindi, diciamo, l'alterità, il linguaggio, i nomi che l'altro ci mette a disposizione per esistere nel mondo, i nomi che sono appunto fratello, figlio, amico, moglie, marito, i ruoli sociali, per così dire, dicono dell'identità di un individuo, ma non della sua differenza. La differenza l'altro non te la dà, te la devi andare a cercare. Quindi, il fatto che l'altro ci metta a disposizione dei termini per identificarci, no? Per essere, l'altro ci apre solo la via di essere uno come gli altri. È importante essere uno come gli altri, altrimenti si è fuori discorso, come vedremo dopo con i cosiddetti discorsi, no? Di Lacan. È importante essere come gli altri, ma essere tutto come gli altri non va. Il soggetto deve trovare la propria differenza. E una cosa molto interessante che dice Jacques-Alain Miller, dice: la cosa più imperdonabile della psicoanalisi, dice, è il già detto. Ovvero, ma lui dicendo questo ha ben presente la critica che fa al post-freudismo, no? Con le interpretazioni che dava alle persone, no, le interpretazioni prêt-à-porter, per così dire, no?
le interpretazioni in cui appunto si riduceva il soggetto a sì sì, quello che lei mi dice, esprime il suo odio per suo padre, no? Il desiderio che suo padre si levasse di mezzo per poter finalmente essere solo con sua madre. Queste sono le interpretazioni cosiddette classiche della psicoanalisi, no? Le interpretazioni che dice Jacques-Alain Miller sono imperdonabili, perché tutto ciò che è dell'ordine di già detto non serve al soggetto per potersi collocare e per poter essere veramente sapere chi è, insomma, no? Nella sua singolarità. Chi è, l'altro non te lo dice. Chi sei, l'altro non te lo dice. Quindi nell'altro ci sono tutte le parole, ma manca quella, no? Per questo l'altro è non tutto. Manca quella che designerebbe il soggetto. Questo non vuol dire che il soggetto deve trovare un nome che non è nel codice della lingua, un neologismo per descriversi, no? Per indicarsi. Può essere anche un termine che è già nella lingua, che però risuona in un certo modo per lui, è come se fosse una parola nuova, no? Che lo designa nell'altro. È chiaro questo? Quello che per esempio si fa in psicoanalisi, no? Attraverso i cosiddetti colloqui preliminari, è fare in modo di portare il soggetto a individuare quella parola che vibra per lui in un modo particolare come per nessun altro, ed è come se fosse una parola nuova, ma non è nuova perché non esiste nel codice, è nuova perché suona nel codice di un eco che le altre parole non hanno. È un significante che lo designa, anche se sembra uno come tutti gli altri come significante, però lo designa in una maniera particolare. Sono quelle esperienze infantili che ciascuno fa, che sembrano uguali a quelle di un altro bambino, ma in realtà si sono fissate in lui in modo tale che è come se fossero esperienze inedite, no? Per un altro. Quindi scusi, sì, non ho capito bene, perché sì. L'altro è non tutto. È non tutto perché l'altro non ha quel significante che potrebbe designare il soggetto, cioè ce l'ha in teoria, però il soggetto è sempre qualcosa che parla al di qua dell'altro. L'inconscio è interessante lo schema adesso. Io mi sono permesso di mettere la sì. A maiuscola. Sì, di scrivere con la A maiuscola per chiarire appunto. Per chiarire che no, è fondamentale questa distinzione tra l'altro e un altro, perché questo è un argomento che non abbiamo trattato. Esatto. Sì. Quindi diciamo forse, ecco, l'avrei dovuto dire prima che arrivassi questo tema qui, cioè insomma, che l'altro vi hai fatto riferimento, ma noi non avevamo fatto riferimento nei termini in cui ne hai fatto riferimento tu. Non è, ecco, l'altro con la maiuscola, giustamente, non è l'altro con la minuscola, nel senso che non è l'altro speculare, no? L'altro dello specchio, ma l'altro della lingua. Ecco, il rapporto tra il soggetto e l'altro, ecco, facciamo, questo è il cerchio del soggetto, no? Sì, sì. Questo è il cerchio del soggetto. Il cerchio dell'altro non è qualcosa, Lacan lo disegna, è uno schema complicato, io vi dico solo quello che ci serve per chiarire il concetto di oggi. Il cerchio dell'altro non è semplicemente adiacente al soggetto così, no? Non c'è il soggetto e l'altro, sono due, no? Lacan li disegna così, cioè, questo è uno schema logico che esiste in logica, che si chiama la riunione, non la somma,
cioè non l'entità soggetto più l'entità altro, appunto, no? Che sarebbe, cioè, il mio mondo interno e la società in cui io entro, no? Cioè, ci sono io e c'è, no? Io sono un insieme, diciamo, no? Un essere biologico, diciamo così, in sé definito, chiuso, e c'è l'altro che è un insieme di individui in sé definito, chiuso, no? Perché altrimenti non ci sarebbe l'inconscio, no? L'inconscio è proprio in questa giuntura, no? È proprio ciò che bussa nella identificazione standard all'altro, no? È ciò che bussa, disturba, altera, perturba i nomi che l'altro mi dà e ci vuol mettere il suo grano singolare, no? Ci vuol mettere del suo. Quindi Lacan disegna questo, la riunione tra il soggetto e l'altro, in cui mette la S del soggetto, lo fa barrato, ma lasciamo aperto, perché non è tutto, ecco, barrato perché non è un insieme in sé completo, bello, tutto tondo, no? Ecco. E così, ecco, tra il soggetto e l'altro, lo faccio barrato per la stessa ragione, vedete che questi due insiemi non vengono semplicemente in contatto, no? Quando il genitore va all'anagrafe a denunciare la nascita del figlio, non va a portare l'entità figlio e la mette accanto, no? Non si va a posizionarsi accanto all'altro, no? Ma comincia questa complicazione per cui, diciamo, l'altro ha tutte le parole che mi possono designare, però la parola che viene intrappolata, un significante, chiamiamolo S1, no? Una parola 1, fratello, sentiamo di nuovo, no? La parola che viene a incappare qui non ha lo stesso suono, lo stesso peso, la stessa importanza, no? Che hanno le parole che non agganciano la soggettività, no? Uno può essere, per esempio, non so, per esempio il ruolo sociale che uno ha, il lavoro che uno fa, medico, infermiere, insegnante, però ciò che lo designa, che incappa in questa lunula qua, che è l'incontro tra la soggettività e l'altro, vibra di una, no? Lì pulsa la soggettività intima e si fa, come dire, si fa sentire attraverso i significanti dell'altro. L'S1 qui non ha la stessa risonanza degli altri S qui, no? Anche se il soggetto li ha a disposizione, quando diventerà medico, no? Sarà qualcosa, l'essere medico lo designerà, però qui è diverso, no? Ciò che lo nomina qui prende dentro anche questa parte che non è rappresentata nell'altro. Quindi in questo senso, capisce, non è completo, no? L'altro non è, è decompletato di quel. Se noi prendiamo, ecco, l'insieme altro nella sua purezza, vediamo che è questa la linea che seguiamo. È smangiato di questa lunula. Se prendiamo il soggetto, vediamo puro, puro, biologico, senza parole, vediamo che è questa lunula qui. E Lacan dice una cosa simpatica, dice un po' come lo schema, la borsa alla vita, no? Del ladro del rapinatore, no? Che assalta qualcuno e gli dice, no? Con la pistola puntata, cosa fai? Scegli la borsa o scegli la vita? L'alternativa, no? Due termini. La borsa è una cosa, la vita è un'altra. Ma questi due termini, dice Lacan, hanno tra di loro un rapporto esattamente così, cioè di riunione. Per cui è apparentemente una scelta, cioè il soggetto apparentemente può scegliere di stare al di qua del linguaggio o di stare tutto nel linguaggio, di mettersi io sono solo un animale, non lo può dire l'essere umano, sto dal soggetto, non me ne frega niente di imparare le parole, no? Non è possibile. Esattamente come nell'esempio della borsa alla vita, perché se il soggetto dice no, io scelgo la borsa non te la do, quello c'ha la pistola puntata, diciamo, mi dai la borsa e ti ammazzo, quindi hai perso la borsa e la vita,
perché una volta morto la prendo lo stesso la borsa, no? Invece il soggetto è, come dire, se vuole conservare la vita, se vuole conservare la vita, no? Non è possibile la vita, no? Senza la borsa. Se vuole conservare la vita, deve dare la borsa saggiamente al ladro e gli resterà una vita decurtata della borsa, non tutta, no? È una scelta, è la scelta forzata dell'alienazione, la stessa scelta forzata che il soggetto ha quando viene al mondo e gli occorre appunto cedere un po' della propria borsa. Che cos'è la borsa? La borsa è il godimento mitico, originario, la soddisfazione in cui il bambino è immerso, che sapete che Freud lo descrive, no? Il bambino, chi glielo fa di uscire da quel paradiso lì, al seno, a tutto quello che gli serve, allucina, cioè il bambino è allucinato, dice, no, lui chissà cosa vede, no? Vede delle cose che non sono della realtà, è perfettamente soddisfatto, però se vuole entrare nel mondo, se vuole nascere al mondo, deve cedere qualcosa del suo godimento originario, deve cedere la borsa, che è il suo godimento condiviso con la madre, no? Deve cedere qualcosa per accedere, cedere per accedere al, appunto, a una vita simbolica. La vita simbolica nel soggetto umano è decurtata della borsa. Bisogna pagare qualcosa quando si nasce. Cedere un po' della nostra soddisfazione totale, del nostro godimento originario, per diventare qualcuno nel linguaggio. Ecco. Sì. Quindi l'altro non è solamente composto da significanti, tipo di ruoli, ma anche dalle esperienze, giusto? Sì. Quindi è tutta la vita in sé. Sì. Esattamente, infatti la domanda però non si è sentita, non l'ho sentita neanche io. Bisogna, se la fate, purtroppo non abbiamo il microfono, si è rotto. Se la può ripetere ad alta voce la sentiamo tutti. L'altro se era solamente composto da significanti o anche dalle esperienze della vita, esposto di sì, sì, certamente è composto da entrambi, dai ruoli, sì, 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 e dalle esperienze. Infatti Freud dice appunto, no, che quando rappresenta nelle sue prime rappresentazioni dell'inconscio nel progetto per una psicologia, no, rappresenta l'inconscio in fondo come appunto qualcosa che comporta la dimensione dell'altro anche solo per il fatto che è una memoria, no? È una memoria. Cioè, sono significanti che l'altro ci mette a disposizione, ma sono anche quelli che compongono una memoria, no? Che sono, che costituiscono, no? Un sapere acquisito in un certo senso. Scusi? Sì. Ma non si potrebbe fare, cioè, lo stesso discorso per l'altro? Perché comunque anche l'altro è esso stesso un soggetto, cioè unico a parte, che ha degli altri che gli danno dei significanti dei quali gli deve estrapolare, quindi cioè è tutto un conseguirsi. L'altro di cui parla lei è appunto, come precisava il professor Russo, è l'altro nel senso del simile, no? L'altro sia speculare che nel senso del simile. Potremmo scriverlo con la minuscola, sì. Questo che si potrebbe scrivere con la minuscola, cioè l'altro come altro soggetto, come altro, uno come lui, diciamo così, no? È minuscolo. Quando si intende grande altro, si intende tutto quel recipiente, anche se è un recipiente bucato, non tutto, no? Quel recipiente in cui andiamo a pescare i ruoli, le identificazioni, non è un soggetto. È una, come dire, un'entità, un deposito di qualcosa, ecco, no?
in cui noi cominciamo a operare una selezione, cominciamo appunto a trovare cercando di scrivere la nostra dimensione singolare, no, nell'altro. Prima ha accennato al fatto che la congiunzione tra soggetto e altro fosse una sorta di inconscio del soggetto. Sì. Non ho capito se effettivamente il soggetto è conscio di quello che è la congiunzione, oppure è semplicemente un passaggio che fa anche consciamente nel momento in cui lui acquisisce significati dall'altro. Non so se mi sono spiegato. È inconscio, no? Non se ne rende conto il soggetto. Cioè, sa di aver acquisito un significato o un ruolo, quello che lui riesce a prendere dall'altro, ma non è conscio del fatto che l'ha acquisito? No. Questo è come nell'lapsus del titolo, è no? Come nell'lapsus, appunto, non è qualcosa, diciamo, che è in lui più di lui, ma che lo oltrepassa, lo supera, sì, di cui inizia tale, ma non è come sì, di definirsi sì, tale. No, perché altrimenti, se fosse così, se fosse conscio di definirsi tale, sarebbero proprio, lui potrebbe passare dall'insieme altro all'insieme se stesso, no? Senza variazioni. Può passare ciò che sta nella parte inconscia, quindi nella conduzione a se stesso, cioè diventare conscio insieme soggetto. Lui può, diciamo, acquisire l'esperienza di dove si colloca, ma solo passando per per un'esperienza, no? In cui lui si racconta e aspetta i propri inciampi di linguaggio, cioè l'esperienza psicoanalitica è l'esperienza che porta il soggetto è quella che più profondamente raggiunge la singolarità del soggetto, facendo gli errori senza pensarci. Occorre un altro che gli indichi dove lui si colloca più profondamente, come si nomina nel suo inconscio. Non è scritto sulla carta d'identità o all'anagrafe, no? Ma c'è una nominazione più profonda di quella che è la nominazione, diciamo, del sociale, no? Quindi il passaggio, ecco, questo tenevo proprio a trasmettere, no? Che per Lacan occorre passare attraverso l'altro, occorre nominarsi, no? Attraverso l'altro, occorre passare per Paolo, Ernesto ed io, per accedere a quell'io che parla fuori campo, per trovargli una collocazione, un nome, per vedere quali sono le formazioni dell'inconscio in cui questo io che parla fuori campo è incistato, no? Quindi questo è molto particolare, diciamo, questa idea dell'inconscio che ha Lacan, perché vedete che è un'idea che ha in sé un paradosso, no? La cosa più intima del soggetto, cioè l'inconscio, la cosa più seppellita, nelle profondità, no? Della soggettività, è proprio, come dire, proprio di questo Lacan ne fa un discorso, ne fa un legame con l'altro. Vedete com'è paradossale, no? In un certo senso. Lacan è l'unico psicanalista dopo Freud che ha fatto dell'inconscio un discorso. Il discorso vuol dire che si parla a qualcuno, che si parla a comunque, no? Ecco che appunto per spiegare questa questione. Il nesso tra il soggetto e l'altro, no? Che abbiamo visto attraverso questo esempio, che Lacan costruisce attraverso i cosiddetti quattro discorsi, che sono forme di legame del soggetto con un altro, no? Con un altro che è di volta in volta, nel discorso del padrone è una figura di autorità, nel discorso dell'università esiste anche questo, no? Per Lacan è la forma di legame sociale che comporta
un certo rapporto al sapere, no? E poi comunque li vedremo. E Lacan ha iniziato molto presto a pensare l'inconscio in rapporto al collettivo, cioè la necessità per un soggetto, no, se vuole avere accesso alla propria intimità e alla propria singolarità, deve fare il giro dall'altro. Questo è il messaggio fondamentale. Lacan si è occupato molto presto della logica collettiva, dell'uso, per esempio, che è stato fatto della logica collettiva nella psichiatria inglese. Pensate un po', Bion, dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale, Bion inventò i gruppi perché fu investito, diciamo, del compito, no? Gli dissero, uno psichiatra molto, molto capace, molto in gamba, e lo Stato gli chiese, dice, ci sono i nostri soldati, sapete che l'esercito inglese è un esercito molto, molto forte, no? Ma attraversò un momento di crisi nella Seconda Guerra Mondiale perché i soldati non erano motivati ad arruolarsi, no? Avevano un calo, no, depressivo di motivazione a impegnarsi nella lotta contro il male, contro il nemico, no? Allora Bion pensò, dice, veda un po' di parlare con questi soldati, e lui disse, ma forse la cosa migliore da fare è costruire dei gruppi, no? In modo tale da smussare le inibizioni che un soldato può avere, no? Parlare del motivo, perché magari non lo sa neanche, no? Del motivo per cui non si sente di poter lavorare per la causa comune, nazionale, no? Ecco, facciamo dei gruppi in cui ciascuno, diciamo così, si riconosce, di gruppi di non motivati, diciamo così, no? In un certo senso, appunto, con un solo sintomo, no? E facciamo in modo che ciascuno parli e si riconosca attraverso l'altro, e quindi riconoscendosi attraverso l'altro trovi dei tratti in comune con l'altro che lo fanno parlare più liberamente di ciò che veramente in lui impedisce, no? fa ostacolo a impegnarsi in una causa. E questo è un successo strepitoso, cioè le teorie dei gruppi hanno la loro data di nascita proprio con i gruppi inventati da Bion, no? E Lacan dà un grande spazio nel suo introduzione alla psichiatria inglese e la guerra, e dà un grande spazio a questa esperienza e dice, ecco, qui abbiamo l'esperienza appunto della importanza, no, del reale di un gruppo per arrivare in modo indiretto al reale dell'individuo. Ha poi inventato i piccoli gruppi nella scuola lacaniana che si chiamano cartelli, no? Sono piccoli gruppi di studio ma con una struttura un po' particolare. Ecco, si ispirano a questo. Lacan ha tenuto in grande considerazione. Diciamo, come si connette questo all'esempio che facevamo prima? Riprendiamo questo esempio, no? Riprendiamo il fatto di struttura, che il soggetto è rappresentato nell'altro tramite il quale arriva al mondo, ma al contempo è ciò che non si può rappresentare nell'altro. È l'io che dice io ho, che è questo. C'è qualcosa di lui che non è rappresentato nella fratria. Ecco, c'è un esempio di Lacan che fa, io ve lo cito così en passant, solo per far capire come è indispensabile per Lacan il passaggio attraverso l'altro, no? Come il soggetto capisce qualcosa di sé solo attraverso la trafila, il percorso attraverso l'altro. Ecco, serve solo a questo, perché è un testo, si chiama Il tempo logico e l'asserzione di certezza anticipata, è un testo che vi sconsiglio di leggere, cioè che non vi raccomando, di cui non vi raccomando la lettura.
me ne servo io, che ci ho messo anni e anni e anni, l'ho capito mica tanto tempo fa. E questo esempio è un apologo, no? È un sofisma, dice Lacan. Che sofisma è? Si tratta del direttore di un carcere che prende tre prigionieri e dice: volete guadagnarvi la libertà? Volete la libertà? Vi pongo un quiz. Se voi risolvete questo quiz, io vi libero. E dice: io metterò sulle spalle, sulla schiena di ciascuno di voi tre, quindi in modo tale che voi non lo possiate vedere, un cerchio che può essere o bianco o nero. Io qua ho un insieme, questo dato ve lo posso rivelare, io ho tre dischi bianchi e due dischi neri, voi siete in tre. Metterò un disco o bianco o nero dietro la vostra schiena, quindi voi potrete vedere il disco che hanno sulla schiena gli altri due, ma non il vostro. Però è il vostro che dovete indovinare, appunto, no? Se voi indovinate se avete sulla schiena il cerchio bianco o il cerchio nero, se dite giusto, io vi libero. Allora, Lacan fa questo, appunto, dipana questo ragionamento. Per poterlo capire, io faccio, diciamo, un passo indietro, e porto l'esempio per capire il ragionamento di come il soggetto possa dedurre, cioè quello che lui è in mezzo agli altri come diverso dagli altri lo può dedurre logicamente, non lo percepisce, non è un dato percettivo, appunto, no? Cosciente, no? Quello che io sono come diverso dagli altri, io non lo posso vedere, no? Non è un esula dalla percezione. Quello che il soggetto è non è qualcosa né che si percepisce né che si cognitivisce, che si capisce, ma è qualcosa che comporta un giro, una logica, un ragionamento logico che il cui procedimento comporta che io faccio i calcoli sull'altro. È solo facendo il calcolo di quello che l'altro è che io capisco cosa sono io. Allora facciamo il ragionamento non su tre prigionieri ma su due, perché così entriamo nella logica, perché è complicatissima, non è una cosa da pazzi, no? Cioè, occorre veramente rifletterci parecchie volte. Se i prigionieri sono due, i cerchi sono, no? Sono due bianchi e uno nero, cioè è sempre il nero è sempre uno in meno rispetto al numero dei prigionieri. Allora, se il direttore del carcere dice siete in due, io ho due cerchi bianchi e un cerchio nero, voi vedete il vostro collega, no? E dovete capire che cerchio avete dietro la schiena. Allora, se diciamo A e B, no? Se A vede, no? A vede che, diciamo, il direttore del carcere li mette tutti e due bianchi, come nel caso in cui sono in tre, li mette solo dischi bianchi. Il disco nero è teorico, è nel cesto, diciamo, no? Però non è usato. Allora, se A vede, come vede appunto, perché ci sono solo dischi bianchi, lui non lo sa, ma ce l'ha bianco dietro la schiena, vede che B è bianco e dice: se io fossi nero, B sarebbe uscito. Il direttore del carcere dice: quando uno ha la soluzione si deve dirigere verso l'uscita e dirmi, no? Qual è il colore del disco che ha attaccato alla schiena. Allora dice A: se io fossi nero, quello sarebbe già partito, perché vedeva che sono nero, no? C'è un disco nero solo e quindi è logico che se vede che io sono nero ne deduce che lui è bianco ed esce. Se lui non esce, vuol dire che sono bianco, perché lui dice, fa lo stesso ragionamento mio, dice: cosa,
cosa penserà, no? Se io fossi nero, quel A sarebbe già uscito. Allora, dal momento che B sta fermo, vuol dire che io non sono nero e quindi io esco. Cioè, che calcolo fa? Fa il calcolo sul fatto che l'altro non compie l'azione, no? L'altro esita, e vedete, l'esitazione non è un dato percettivo. Il dato percettivo è il disco bianco, ma non basta, no? Non basta che veda il disco bianco, perché se ci fosse un bianco e un nero, d'accordo, no? Cioè, quello è bianco, io sono nero, ma allora dov'è il sofismo, no? Vedendo il bianco nell'altro, lui deve aspettare qualcosa di non percettivo, no? Cioè la pausa, che l'altro non si dirige verso l'uscita, per concludere con certezza, la certezza anticipata, anticipa la propria certezza che lui è bianco sul fatto che l'altro sta fermo. Vedete come il soggetto si regola, diciamo così, su ciò che l'altro non fa, no? Sulle pause, sulle esitazioni, quindi è un passaggio, no? Che comporta appunto nessun dato biologico, nessun dato percettivo, nessuna deduzione dell'ordine dell'empirico, ma dell'ordine del calcolo. Se i prigionieri sono tre, lì il ragionamento è identico, due o tre è identico, solo che è più faticoso per noi perché comporta più esitazioni dell'altro. Cioè il soggetto deve fare i conti con ciascuno degli altri due, no? Vedendo che sono bianchi, deve fare tutto il ragionamento su ciascuno degli altri due, ma anche vedendo come ciascuno degli altri due si rapporta, cioè l'uno con l'altro, no? Deve fare i conti sia tra sé, ciascuno degli altri due, sia di ciò, su ciò che intercorre in maniera interpersonale tra gli altri due, no? Non so se è chiaro, ma mi sembra che appunto, mettiamo, sono A, B e C. A, il soggetto di prima, no? Dice, in questo senso il ragionamento è identico, no? A dice, vedo che B e C sono bianchi. Se io fossi nero, parte sempre il ragionamento da dire se io fossi nero. Se io fossi nero, B per esempio, no? E poi fa lo stesso discorso su C. B, no? Vedendo che io sono nero e vedendo che C non si muove, ne deduce che lui non è nero, no? Perché? Cioè, se C sta fermo, vuol dire che io, se ciascuno degli altri due sta fermo, vuol dire che io non sono nero, perché se fossi nero, l'altro, vedendo che l'altro collega non si muove, dedurrebbe che non è nero, perché se fosse nero, sono nero anch'io e il terzo esce, ne vede due neri. Se C vede due neri, se ne va. Se B vede due neri, cioè uno che sono io e l'altro che è l'altro, il terzo, se ne sarebbe andato, ma nessuno si muove. Quindi nessuno vede due neri nell'altro, no? Solo che questo ragionamento, che è identico, no? Come nel caso fossero due, nel caso del tre si complica perché io devo aspettare un po' di più. Vedo che B sta fermo, vedo che C sta fermo, allora sono quasi sicuro, faccio una mossa, però poi mi fermo perché dico, e se quell'altro o l'uno o l'altro stesse fermo perché è un po' lento, è un po' lento, no? Di comprendolio, diciamo, perché magari vede due neri, però insomma non tutti sono veloci, no? Magari aspetta un attimo prima di uscire, allora devo verificare che lui non esce perché, no, non mi vede nero, oppure che lui non esce semplicemente perché mi ha visto nero e ha visto nero anche l'altro, ma semplicemente è più lento nel mettere in pratica, nel mettere in atto questa certezza. Quindi vedete, l'essenza del ragionamento è questo, che il soggetto deve aspettare
no? Le esitazioni dell'altro deve calcolare, deve passare attraverso l'altro per dedurre ciò che lui è. Naturalmente questo è un sofisma, eh? Lacan dice è un sofisma, ma perché è un sofisma? Perché gli individui non sono tutti uguali. Vedete come se noi pensiamo il grande altro come un insieme di dischi bianchi, come è rappresentato in questo sofisma, che non è teorico, è solamente teorico, è sofistico, perché il soggetto in un certo senso è sempre qualcuno che ha il disco nero, è il bruttanatroccolo, è diverso dagli altri, l'eccezione, no? Vedete come in questo ragionamento il soggetto parte sempre dalla supposizione di essere nero. Se non parte dalla supposizione di essere nero, non arriva a nessuna conclusione, no? È passando dall'ipotesi di essere nero, no? Che lui poi verifica che è uno tra gli altri, che è bianco come gli altri. Però essere nero è, come dire, la sua idea di partenza, il non sono come gli altri. Solo che nel sofisma, l'epilogo del sofisma è che lui è uno come gli altri. Che il sofisma, sapete come finisce? Finisce che tutti e tre, appunto, scrutando le mosse dell'altro, arrivano alla stessa conclusione. Vedono che l'altro esita come esita lui a uscire, e quindi l'esitazione uguale essere bianco, no? L'esitazione la vede nell'altro e capisce che l'altro esita esattamente come lui, perché è nella stessa situazione del disco bianco, eh? Quindi questo è un sofisma, perché appunto il felice epilogo è che sono uno tra gli altri e sono felice di essere uno tra gli altri, mi sono guadagnato la libertà, no? Sono uscito dalla galera significante, sono uno come tutti gli altri, sono felice. No, non è un sofisma, non è l'essere umano, perché l'essere umano è il disco nero per gli altri, no? È qualcosa che suppone di essere diverso dagli altri, deve trovare la propria, no? Questo sofisma ci è utile per capire il passaggio, no? Necessario attraverso la congettura sull'altro, la necessità che l'individuo non è solo, no? L'individuo, potremmo dire, ha il disco nero in realtà dietro la propria schiena, no? Però è, come dire, costretto a fare i conti con l'essere bianco come gli altri, no? È solo con gli altri, no? E questa è la grande, appunto, no? Non senza, insomma, è questa la grande discordanza dell'essere umano tra il singolare e il collettivo, che è profondamente solo e che è anche una solitudine che va con l'appartenenza a una comunità. Non è una solitudine assoluta quella dell'essere umano, perché la solitudine assoluta comporterebbe che l'essere umano fosse fuori discorso, fuori possibilità di legame con l'altro, eh? È in questa, come dire, l'aspetto di sofisma di questo esempio, no? È anche un altro elemento. Cioè, in questo sofisma si suppone che l'altro sappia ciò che io non so di essere, perché mi vede. Invece, nel mondo dell'essere umano, no? Non dà a vedere all'altro ciò che è. Il disco che ha dietro la schiena, non sa, lui non lo sa qual è, ma non lo sa neanche l'altro. E nemmeno l'analista sa quale disco ha dietro la schiena all'inizio, no? Si tratta di, è qualcosa che non sa lui, ma non sa neanche l'altro. Quindi in questo senso è un sofisma, è chiaro? Sì? Allora, veniamo, così riesco a
riesco ad arrivare a un punto. Veniamo allo schema dei cosiddetti discorsi in Lacan, che sono appunto modi, adesso vi posso disegnare le formule, ma non vi preoccupate, ecco, della formula, è solo per dare una forma intuitiva a quello che Lacan articola, no? I discorsi sono, ecco, secondo Lacan, il legame, no, sociale tra il soggetto e l'altro prevede quattro modalità. Non è che ci sono tanti discorsi quanti se ne vuole, no? Ci sono delle strutture, insomma. Una è quella che Lacan chiama il discorso del padrone. Io ve lo disegno senza, appunto, anche qui non vi spaventate, è solo per chiarezza, no? Poi vi dico cosa scrivo, eh? È incomprensibile, questo. Però il discorso del padrone, in fondo, non è un discorso dei regimi autoritari anche, no? Ma il discorso del padrone in Lacan vuol dire il discorso del significante fondamentale, no? Del soggetto. Il discorso della famiglia, in un certo senso, è il discorso del padrone, no? Non perché c'è il padre, padrone, no? Che adesso non c'è neanche più, no? Ma oppure c'è il genitore che comanda. Il discorso del padrone vuol dire semplicemente che il soggetto entra nel linguaggio, entra nel mondo, entra nel sociale, abbandonando, è quello che vi spiegavo prima, no? Quello che Lacan spiega nei complessi familiari, appunto. Il soggetto deve abbandonare il suo godimento originario, deve cedere qualcosa, no? Per assumere una identità. Si cede qualcosa e in cambio si ottiene qualcos'altro. Pensate allo svezzamento, no? Lo svezzamento vuol dire separatevi dal seno, no? E diventate grandi, no? Lo svezzamento è un passaggio che comporta un sacrificio e un'acquisizione del bambino che comincia a condividere la mensa con altri, non è più attaccato solipsisticamente al seno, ma mangia i vari cibi, no? Che condivide con gli altri. È il discorso del funzionamento, no? Perché una civiltà funzioni, perché un insieme funzioni, occorre che il soggetto venga introdotto, appunto, a una comunità, acquisisca il suo significante, cedendo questo piccolo A, vuol dire, è ciò che residua dall'operazione finale, no? Freud dice nel disagio della civiltà, l'individuo rinuncia alle sue pulsioni, le espelle, no? Le delimita, insomma, no? Non si butta al soddisfacimento, no? Diretto delle proprie pulsioni, ma acquisisce un significante, l'educazione, il sapersi comportare, il come si fa, no? Quello che la famiglia insegna al bambino. Di grazie al Signore, saluta quando vedi qualcuno, no? È tutto quell'insieme, diciamo, di significanti che l'altro propone al soggetto e che sono lo scotto da pagare per entrare nel consorzio umano, per dire quello lì è un individuo civile, no? È il discorso della civiltà, che Freud lo dice a più riprese, che è il discorso del padrone, perché ci comanda di cedere qualcosa, ci comanda di rinunciare alla nostra soddisfazione particolare e di tenere conto dell'altro, appunto, no? Non sei solo quando i bambini vanno a scuola, ci sono anche i tuoi compagni, no? Non pretendere di, no, soddisfare le tue pulsioni. Quindi il soggetto, che è questo essere barrato, prende un significante, prende un'identificazione,
il fatto di diventare un fratello come gli altri, no? Il fatto di assumere il significante fratello comporta che io rispetto a tutti gli altri fratelli faccio dei sacrifici. Se ho un giocattolo lo devo condividere con i miei fratelli, no? Se mi faccio comprare un giocattolo devo sopportare di farmene comprare uno più piccolo perché la mamma deve comprarlo anche agli altri, eh? Quindi assumo questo significante e sacrifico qualcosa della mia soggettività. Questo è sotto, nel senso che è sottoposto, il soggetto si mette sotto, assume il significante che è quello dello svezzamento, quello del comportarsi bene in società, e così via, insomma, no? Così S2 che cos'è? S2 dice Lacan nel sapere. In questo modo, sacrificando qualcosa di me e assumendo un tratto che mi accomuna agli altri, io imparo un sapere, saper fare, come ci si comporta in società, no? Vedete, il discorso familiare questo, il discorso del padrone in fondo è quello, in un certo senso, della famiglia, come apprendimento a saperci fare, a stare nel consorzio umano, no? Quindi il sapere qui, a differenza del discorso universitario, dove il sapere è il teorico, è quello che si impara, no? La formazione, qui è un saper fare. Imparo a saper fare e l'esito di questa operazione è questo godimentino un pochino più ridotto che io devo cedere, che nello stesso tempo, insomma, è il godimento che mi rimane, insomma, decurtato da quel godimento originario, allucinatorio, no? Completo che io avevo, che miticamente ho abbandonato, che miticamente l'entrata nella strettoia del discorso del padrone mi ha costretto a eliminare in origine, no? E Freud dice, ecco il sacrificio che viene imposto all'essere umano per entrare nella società. E Freud stesso dice, è un po' esagerato, devo dire la verità. Cioè, è un sacrificio, poi lo dice Freud per primo, no? Dice, insomma, è normativizzante, perché sennò saremo tutti dei selvaggi, no? Che, insomma, abbiamo un approccio all'oggetto orale, mangiamo con le mani senza la forchetta, no? Oppure all'oggetto anale, defecchiamo dove capita, no? Invece il discorso del padrone ci insegna, mangiando la forchetta, alla pulizia educa alla pulizia, no? Quindi è normativizzante, però Freud dice, quando diventa poi pessimista, insomma, no? Dice, insomma, anche troppo, si chiede anche troppo all'individuo, no? Entrare nella civiltà è un sacrificio e non so se il gioco vale la candela, però occorre farlo, perché la società funzioni, cioè per la specie, per la trasmissione, è un sacrificio necessario, dice Freud, anche se riconosco che c'è un tantino di esagerazione, no? Quindi è come dire, il discorso del padrone normalizza, educa, dirige, ci dà uno statuto nell'altro. Vedete come in fondo ho tre fratelli, Paolo, Ernesto ed io, è un po', in un certo senso potrebbe anche, no, leggersi come entro nel discorso del padrone, del discorso della famiglia. Però tengo in cauzione questo io che parla da fuori e che non è compreso lì, non è collocato lì. Il discorso universitario appunto, no? È così. Vi sono utili questi schemi? O li lascio stare? S2A è comunque unito, S1 e S2A. Sì, sì. Nel senso che conseguenza all'altro. Sì, possiamo anche dire così. Cioè, il soggetto si mette sotto questo significante, no? E acquisisce un saper fare attraverso cui, diciamo così, sotto il quale, sotto questo saper fare, io, compatibilmente col sapermi comportare in società, cerco di strappare un po' di soddisfazione. Un po' ne cedo, ma un po' me la tengo.
cioè cerco, dal come mi comporto in società, non mi tutti gli individui non si comportano in modo standard, secondo i dettami dell'educazione. Ciascuno lo fa cercando di strappare un po', diciamo, un po' di soddisfazione particolare. Tra i cibi che l'altro mi mette a disposizione, non li mangio con le mani, però mi scelgo quelli che piacciono di più. Quindi faccio passare un godimentino piccolo, più o meno piccolo, di sotto. È ciò che è supposto che sta sotto, no? Ecco, passiamo al discorso universitario. Il discorso universitario, naturalmente, che cos'ha come punto di partenza? Questo è il punto di partenza, no? Come punto di partenza non può che avere l'S2, il sapere, che non è però il sapere di questo qui, non è il sapersi comportare. Il discorso universitario comporta il sapere come acquisizione di nozioni, come formazione, appunto, no? La vostra facoltà, formazione, educazione, cioè, è un sapere teorico che voi acquisite, no? A cui vi formate per poter poi saper fare coi bambini, ma deve essere teorico. Quindi il sapere è al posto di comando, diremmo così, no? Il significante invece fondamentale, no? L'identificazione, ciò da cui questo sapere procede, qui mi dovete dire se è giusto, no? Questo sapere qua sembra un sapere democratico, sembra un sapere, ma in realtà questo sapere si regola su un significante padrone. Cioè il sapere universitario non può essere completamente sganciato da come la società in cui è inserita dallo Stato, insomma, da come funziona lo Stato, ma è ispirato a un S1, è ispirato a un modo di funzionamento dello Stato, non è sconnesso da questo, no? Qui abbiamo. Ci sono altri gesti qui. No, 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 è che non volevo sporcare. Qui abbiamo A, mette la canna. Questo A siete voi, cioè è lo studente che va plasmato, a cui bisogna insegnare le cose, no? In cui infondere, diciamo così, no? In cui mettere il sapere. Questo è il sapere teorico, questo siete voi come entità non designata, non avete un'identità come studenti in un certo senso, no? Siete laureandi, specializzandi, quindi avvenire, no? Non avete un'identità, non avete già il titolo lo acquisite dopo, se sapete assimilare bene questo sapere, no? È il sapere che vi plasma, no? Qualcosa che non è significante in voi, laureando, la laurea l'avrò, sì, no? E diciamo il sapere che vi plasma, questo sapere regolato e su cui l'occhio dello Stato si mantiene vigile, no? Cioè i programmi devono essere conformi alle linee guida e tutto. Linee guida, tutte quelle robe lì sono S1, linee guida, cioè lui S1 vuol comandare, dice mi metto da parte, apparentemente non ci sono, però ci sono perché i programmi me li dovete far vedere prima a me, li approvo o non li approvo, no? Così che. Allora l'S2 plasma voi così, no? Siete il pongo, diciamo, da modellare e per produrre che cosa? Questo è l'esito finale, come qui, produrre un godimento decurtato, sacrificato, accettabile, insomma, il compromesso della società, no? Il compromesso perché tutto funzioni è che io mi riservo questa fettina di godimento singolare mia, no? Invece qui quello che si produce alla fine è separato il soggetto. Cioè, alla fine, questo sapere, io lo assimilo come A. Questo sapere mi forma, è la formazione. Il risultato della formazione è un soggetto. Perché è barrato?
perché ciascuno del sapere che ha imparato all'università deve trovare un modo suo di applicarlo. Cioè, educatori dell'infanzia, lo siete non nello stesso modo tutti, cioè avete tutti acquisito lo stesso sapere, però ciascuno poi è barrato, nel senso, deve scavarsela poi da solo, Il titolo, la laurea, non dice di come lui andrà a operare con i bambini. Ciascuno è un essere barrato e si prenderà su di sé in modo diverso il sapere che gli è stato trasmesso. Quindi, ecco, il discorso analitico, questo è bello, perché appunto, questo è carino, perché appunto gli altri, i due ultimi sono i più carini, diciamo così, più simpatici, più nuovi, no? Perché il discorso del padrone e il discorso universitario, intuitivamente ci ritroviamo, no? Il discorso analitico e quell'altro che è il discorso misterico, pensate un po', sono proprio delle novità molto simpatiche. Ecco, una premessa che mi sono dimenticata di dire è che Lacan perché sceglie proprio questi quattro discorsi qui, no? Padrone, università, analitico e isteria. Perché prende da Freud una frase di Freud, sapete che Lacan è un lettore minuzioso di Freud, il più attento che si sia mai stato, a Freud, nonostante che si siano chiamati gli altri post-freudiani, ma lui è ancor più, diciamo, degli altri. Freud diceva: i tre mestieri impossibili sono governare, insegnare e psicanalizzare. Perché Freud diceva sono professioni impossibili? Non perché è impossibile esercitarlo, ci sono analisti, ci sono insegnanti, ci sono governanti, purtroppo. Non perché è impossibile, ma perché, dice Freud, non sappiamo mai, non possiamo mai misurare l'effetto. Cioè l'insegnante non ha nessuna garanzia sul successo della sua operazione, che lui veramente non controlla ciò che insegnerà veramente, no? Quello che si trasmette esula dall'intenzione della gente, diciamo così, no? Quindi sono mestieri impossibili, nel senso che è impossibile quantificare il risultato, no? Controllare, sapere esattamente quando si insegna, no? L'insegnante vi dice qualcosa, ma l'insegnante non ha nessuna garanzia su quello che passa nelle vostre teste dopo che lui ha parlato. Non è possibile misurarlo, così governare e così psicanalizzare. Fare l'analista non dà nessuna garanzia su ciò che non sa in principio il soggetto che produrrà alla fine, non sa in anticipo l'esito dell'operazione. Freud li intendeva impossibili in questo senso qua. Lacan intende in modo un po' diverso l'impossibile, cioè c'è un impossibile, c'è qualcosa di, come dire, di non padroneggiabile, no? In questi quattro modi di collegare il soggetto e l'altro. Però Lacan lo mette in modo diverso, no? Nel senso che, per esempio, nel discorso del padrone, cosa c'è di impossibile per Lacan? Il discorso del padrone, cosa c'è di impossibile? Non che non intende alla Freud, no? Dice è impossibile nel senso che il discorso del padrone non ha presa sulla rimozione. Cioè, il discorso del padrone obbliga alla rimozione, ma il ritorno del rimosso non riesce a governarlo. Cioè la ribellione dell'individuo al buon funzionamento che il padrone esige da lui non la può prevedere, no? Così il discorso universitario, no? non ha in sé un impossibile, nel senso che rimane qualcosa di rimosso, rimane rimosso ciò da cui il sapere procede, no? Questo è impossibile da
illustrare nel discorso, no? L'impossibile per Lacan è ciò che rimane in stato di rimozione, qualcosa con cui non si riesce poi a fare i conti, no? Il buon funzionamento del discorso del padrone non esiste, è impossibile il buon funzionamento. Il buon funzionamento del discorso universitario è impossibile, c'è qualcosa nel sapere che il soggetto per la propria, come dire, a causa del proprio inconscio, a causa del proprio ascolto selettivo non fa passare. Ecco, il discorso dell'analista appunto, il discorso dell'analista lo disegno qui. Ecco, anche qui non spaventatevi, il discorso dell'analista ha al suo principio A, che cos'è A? La singolarità del soggetto, no? Ciò che lui non sa di essere, ho tre fratelli, questo io che parla fuori campo, questo qualcosa che il soggetto è indipendentemente dalle etichette che gli appiccica l'altro. Perché lo mettiamo al punto di guida, al timone, no? Del discorso analitico? Perché questo A è esattamente il posto che prende l'analista. Cioè nel discorso analitico ciò che comanda è questo godimento nascosto che il soggetto, la sua soddisfazione particolare che il soggetto va a cercare attraverso un'esperienza analitica e di cui l'analista si fa depositario, no? Occorre che questo qualcosa che lui non sa, questo disco nero che lui suppone dietro di sé ma che non vede direttamente, lo vada a mettere nell'analista parlandogli. Quindi questo semplifichiamo, insomma, no? Questo A è l'analista non come altro soggetto. Per Lacan l'analista non è un altro soggetto con cui il paziente si mette a chiacchierare. È qualcosa come un luogo in cui va a depositare gli oggetti, ciò che è importante per lui. Questo nel discorso analitico, appunto, questo occupa il posto di guida. Questo S2 è il sapere che è supposto, è il sapere che è nel suo inconscio, è il suo sapere inconscio, no? Che è in stato di rimozione, sotto, il soggetto non lo vede, no? È qualcosa che potrà, a cui il soggetto potrà avere accesso una volta tolta la rimozione. Vedete come è interessante, no? Il rapporto tra il discorso del padrone e il discorso analitico, che sono esattamente rovesciati, lo vedete? I termini A2 nel discorso analitico sono opposti rispetto al discorso del padrone. Perché? Perché quello che nel discorso del padrone è in stato di rimozione, cioè il soggetto in quanto particolare, al discorso del padrone non gliene frega niente, vuole che tutto funzioni, vuole che il soggetto sia uno come gli altri, no? Così controlla meglio il funzionamento dell'insieme. Quindi sia il soggetto che la soddisfazione particolare del soggetto sono rimossi, sono sotto. Vedete come qui invece saltano sopra. Cioè la cosa più importante nel discorso analitico il godimento particolare, ma la singolarità del soggetto che passa al posto di comando. E il sapere è sotto e verrà piano piano, verrà in evidenza, no? Così è più importante il soggetto nella sua ricerca di S1 che l'S1 stesso. L'S1 sarà ciò che sarà prodotto alla fine, cioè tutto rovesciato. Nel discorso del padrone ce lo dà pret-à-porter l'S1, tu sei il fratello e zitto.
E invece il discorso analitico dice: vediamo qual è S1, io sono colui che...